i suoi primi 90. Si è capito? 90. Sandra Milo, e noi oggi la festeggiamo! Buona Pasqua, Sandra. Sono felice di vederti. A te. È la tua gioia di vivere. La mia gioia è la tua? Vogliamo parlare della tua? La nostra. La nostra. La nostra. Ci devono abbattere, lo sai, no? Buongiorno. Auguri a tutti, auguri, auguri. Che profumino. Accomodati, okay. Sandra. E grazie per essere qui con noi il giorno di Pasqua. Ma no, mi fa piacere stare con te questa bellissima domenica meravigliosa. Grazie Sandra, grazie, grazie, grazie. Allora, quando ti ho presentato, io l'ho sussurrato, l'ho detto davvero molto piano, ho detto ha festeggiato da poco i suoi... No. Va un tanto anni. Ed è incredibile. Ma tu quanti te ne senti? Ma non lo so, mi sento bene, capito? Quindi non mi chiedo quanti anni ho, quanti anni mi sento. Sto bene, è chiaro che è un'età diversa da quando ero giovane, quando ero ragazza, però sono tutti passaggi belli, no? Meravigliosi. Ognuno ha avuto le sue, ogni passaggio le sue esperienze bellissime, nuove, un modo di essere anche diverso, no? Perché tutto sommato più la vita passa, e più si conquista sicurezza, tranquillità, come dire, serenità anche. Io ho perso l'ansia. Che più vai avanti con gli anni e più ti senti sicura, cioè ti dà sicurezza. Sì. L'età? Sì, più sicura, più certa, più... mi sembra di conoscere meglio gli altri e quindi di capirli meglio, e per cui vivo meglio con gli altri, no? Se io li capisco, se capisco le ragioni degli altri. E poi una cosa meravigliosa è che ho perso l'ansia, il senso della colpa. Sai che noi donne poi siamo bersagliate sempre da questo senso di colpa verso i figli, che non ce ne occupiamo abbastanza magari perché lavoriamo, no? E ho capito quanto sia inutile, perché se noi lavoriamo, lavoriamo per loro. Ah, certo. E quindi perché provare colpa, no? Questo è vero. Sandra, se tu pensi, no, hai detto varie, ogni età ha i suoi momenti, proprie esperienze. Ecco, se tu pensi, qual è stato il periodo, e parliamo anche di età ovviamente, più felice della tua vita? E quale il più difficile, il più complicato? Allora, il più felice, proprio in assoluto, è quando ti nasce un figlio e lo prendi in braccio. Oddio! Ti sembra di tenere il mondo fra le braccia, no? E quelli sono momenti veramente sublimi, ecco. Il più infelice è quando fanno del male ai tuoi figli. Allora soffri tantissimo, proprio... È qualcosa che ti strappa il cuore, la pelle. Io ho sofferto abbastanza per i figli, perché ho avuto tre maternità particolari, nel senso che a Deborah, la prima, io ero sposata con un altro uomo, allora lei era nata come figlia di questo mio primo marito e disconosciuta. Poi riconosciuta perché dal padre, sì, all'epoca, e poi Deborah, no, esatto, e poi riconosciuta non da c'era ancora sempre. Una legge dove si poteva c'era, riconoscere. Una legge terribile che impediva il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Assolutamente. Quindi erano figli adulterini, NN, c'è problemi con la scuola. Mamma sconosciuta, no? Era così. Era così. No, ma io mi sono battuta moltissimo perché...
a un certo punto mi sono lasciata col mio compagno e lui naturalmente ha preso Deborah e l'ha usata contro di me, nel senso torni con me se no non vedi più tua figlia, no? Allora io non avevo nessun diritto su di lei. E allora mi ricordo, allora era andata al governo Pietro Nenni, sì. Era il leader dei socialisti, certo. No? E gli ho scritto una lettera dicendogli, vicepresidente, c'è questo problema gravissimo dei bambini in Italia, una cosa ingiusta, no? Perché si punisce le madri o i padri illegittimi, ma soprattutto i bambini. E lui, che era un uomo di umanità straordinaria, capì il problema, cercò una legge che era già pronta sulla riforma del diritto familiare, la fece votare in Parlamento, da allora i figli diventarono tutti legittimi. No? Cosa giusta. Per cui sì. In qualche maniera lo dobbiamo anche a te. Mm? In qualche maniera lo dobbiamo anche a te. Insomma, se poi io sono cambiato un po' le cose ancora, perché mia figlia teatro era cittadina greca, quindi ancora ho dovuto lottare. Però, per quanto tempo è riuscito a portarti via Deborah, il padre? Sì, io lo sono andata a prendere in Grecia, l'ho rapita proprio dalla Grecia quando c'era stato il colpo dei colonnelli, il colpo di, sì, Stato, no? che buttò giù la monarchia. E allora io, che ero lì con Deborah in albergo, l'ho presa, sono andata con lei fino a Patrasso e mi ricordo che conoscevo il comandante di questa nave che mi aveva detto: se arriva a Patrasso io la imbarco con sua figlia. E allora io ho procurato dei documenti falsi dicendo che lei, insomma, era mia figlia legalmente, ma non lo era. Però quando sono arrivata alla dogana, che sapevano tutta la mia storia in Grecia, perché ormai ne parlavano tutti, non mi volevano lasciar partire e mi lasciavano lì aspettare, guardavano questi documenti. A un certo punto è entrata Deborah, che era una bambina piccola, è entrata e ha detto: mamma, quando andiamo a casa? Ha fatto lei il miracolo, perché a un certo punto i doganieri hanno fatto il timbro sui documenti e vanno. Allora io sono corsa sul molo e la nave stava in partenza, allora mi sono messa a urlare: ammiraglio Cimaglia, ammiraglio Cimaglia, urlavo. Oh, Mariano, ma che c'è? Chiamate l'ammiraglio sta riposando, chiamatelo! Allora lui ha fermato, ha bloccato tutto, ha fatto la scaletta e io mi sono imbarcata su questa nave e sono tornata in Italia con mia figlia. Bellissima è stata. Hai un ricordo molto vivo e molto lucido, di quello che è successo. Ci sono cose che non si possono dimenticare? No, sono stati figli problematici, nel senso che pure Ciro ha avuto grossi problemi di salute, del quale per fortuna poi è guarito. Azzurra, l'ultima mia, sai che è nata viva e poi è morta. Sì, anche questa è una storia incredibile, perché tu poi hai incontrato un uomo molto affascinante, no? De Lollis. Sì, sì. Sei sposata con lui. Sono sposata con Ottavio. Sì, e lui, sì, era un uomo pieno di fascino, un bellissimo lui ragazzo. Era un uomo, cioè, sai perché? Era bellissimo. Mi piaceva molto, perché io ho sempre avuto l'incertezza, non capivo mai bene i confini fra il bene e il male, no? E questa cosa mi angosciava. Cercavo sempre qualcuno che mi aiutasse a comprendere. In che senso non riuscivi a capire i confini del bene e del male? Dove finisce Avevi il bene e comincia il male, no? È quello che non mi era chiaro, capito? Cioè, quindi magari pensavo di fare del bene, invece no, mi comportavo male ancora. Non avevo ben chiaro. E mi sembrava che lui invece lo sapesse molto bene. Era uomo? Uomo? Sì, non lo sapeva nemmeno lui. Non l'ho visto. guarda in questa foto, che belli che siete. Lui medico? Medico? Medico, chirurgo. Medico, sì, sì, chirurgo, sì, per sì, cui sì. Anche, io dico sempre che ci vorrebbe in famiglia un medico, un avvocato, che ci tuteli.
Allora, incontri lui, bello, ti innamori? No, sì, cioè io l'amore della mia vita è stato uno solo e non è stato Ottavio, però cioè, una grande passione. Scusami, sì, se ti interrompo. Io ne ho avuti tante di passioni, di amore. Ma meno male, no, amore Sandra? L'amore è uno e basta. Ah, l'amore è uno e basta? L'amore è uno e basta. L'amore mio, vabbè, è noto, è stato sempre Federico Fellini. Io l'ho amato dal primo momento che l'ho visto. Scusa se ti faccio questa domanda. Tu dici, l'hai detto pubblicamente, l'unico vero amore è stato Fellini. Sì. Tu sei sicura che sia stato il vero amore? Non è che in qualche maniera uno può rimanere anche affascinata, perché è capitato anche a me, e ecco perché ti faccio questa domanda, di quello che rappresenta, cioè Fellini, cioè il fascino anche di un uomo amato in tutto il mondo, un uomo adorato da tutti, un genio. Sì. No, c'era anche una componente di questo? No, o tu amavi l'uomo? L'uomo. Sì, ma l'uomo. No, io non sono molto sensibile allo stato sociale delle persone, capito? Cioè io vado sempre alla parte intima, interiore, no? È quello che mi interessa. E cosa ti ha fatto innamorare di lui? Lui era meraviglioso, Mara, meraviglioso, meraviglioso. Una persona, io credo che i suoi contemporanei non lo hanno capito di quanto la sua... Il suo spirito era bellissimo, dell'amore che lui aveva per la gente, no? Pensavano che fosse cinico, così un po', cioè, invece era una persona fantastica, cioè, ma infatti si innamoravano tutti di lui, uomini, sì, donne, so. Proprio sedotti senza pietà. Perché era proprio... Tu hai detto, all'inizio lui non mi amava, no. All'inizio tu... hai detto in un'intervista, mi chiamava Sandrocchia. Quando ho cominciato a chiamarmi Sandrina, in quel momento ho capito che il nostro rapporto era cambiato, da un rapporto di passione era diventato amore puro, quando lui per la prima volta ti ha chiamato Sandrina. Sì. E c'è anche qualcosa di molto poetico e molto bello in tutto questo che tu racconti. Io, Mara... L'ho amato, io mio marito, l'ho amato, non puoi credere. Dai, te lo faccio vedere. Ma io lo so che tu mi capisci, perché pure tu sei donna d'amore assoluto. Sì, però quante fregature, Sandra mia, con l'essere donne d'amore, te lo posso dire proprio. Ormai, quando siamo grandi, lo possiamo dire. Io mi ricordo una sera eravamo all'Osteria dell'Orso insieme e tu piangevi, parlavi di un amore disperata, come ti ho amato quella sera, come ti ho amato, perché eri così bella, così pura, no? Sì, l'ho amato molto. Quest'amore meraviglioso. E piangevi. Sì, ma adesso dico, ma guarda che cretina, ma che piangevo a fare. Perché poi ho incontrato l'amore, quello vero. Perché l'amore non è sofferenza. L'amore non può farti soffrire. L'amore deve farti star bene. Altrimenti noi viviamo degli amori... Dovrebbe, lo so. Ma col senno di poi e secondo me con la maturità uno deve pensare veramente a stare bene. Non puoi vivere male un amore. Ti faccio vedere il tuo Federico. Ciao Federico. E Federico Fellini? Ce l'avevo visto una volta a Fregene, questa ragazza, così dalle curve un po' tonde, che mi aveva guardato con degli occhi maliziosi e innocenti insieme e che rideva in un modo che mi sembrava che mi volesse prendere in giro. Soltanto più tardi ho capito che quella risatina era proprio la testimonianza più autentica del suo modo di essere donna, femmina. Subito, appena l'ho visto, è stato un amore proprio fatale, quelli sei irresistibili, quelli che raramente arrivano nella vita. E lui gli piacevo molto, però all'inizio non mi amava, no? Cioè, gli piacevo fisicamente. E poi invece col tempo mi ha amata anche lui.
la Sandra vive come una che stesse dicendo: vediamo un po' come va a finire, la cosa mi interessa, ma mi interessa fino a un certo punto. C'è un distacco così giusto che secondo me è sintomo di una grandissima saggezza interiore. Quando rivedi questo... Ma sai che lo amo ancora? Lo ami ancora? Sì, come lo amavo allora. Proprio questo amore mi è rimasto fresco dentro, incorruttibile proprio, incancellabile. Ma come hai fatto a vivere questo grande amore? Perché lui era sposato, sì, Giulietta, tu eri molto amica di Giulietta, sì, era molto perché amica. Lei era una donna intelligente. Era una donna fantastica. Ma anche lei. Tu eri sposata? Vabbè, ma... Un dettaglio. Ma sai che c'è? Giulietta dice che stava a vedere. Meravigliosa. Ovviamente capiva di aver sposato qualcuno di eccezionale, che tutti lo amavano. Allora, lei era contro le persone magari che lo amavano con qualche interesse, no? Fuori dall'amore. Però credo che avesse capito che io proprio per me era un amore assoluto, totale, con il quale non potevo... Cioè, io ero posseduta dall'amore, non ero io a possedere l'amore, capito? E non potevo far niente, era così e basta. E lei credo che questo l'avesse capito e in qualche modo lo avesse accettato. E tu, se stavi insieme a un altro... Scusa, amore. Tu però eri anche accompagnata con qualcun altro, cioè questa era una relazione... Ah, sì, sì, beh, no, io ho sempre avuto la mia vita fuori come lui. Ah, ecco, appunto, ma sì, che sì. Diceva tuo marito? E mica le lo raccontavo. È chiaro, mi avrebbe massacrato di botte. Non glielo raccontavo. Già ne avevo preso abbastanza. Non t'ha mai. Non l'ha mai scoperto? No, credo che sospettasse che io l'amavo, perché insomma, quando no, lo vedevo. No, tuo marito l'ha mai scoperto che no, c'era qualcun non lo so, altro? Non lo so, non me l'ha mai detto. Non me l'ha mai detto. Forse lo sospettava, sì, sì. Rifaresti tutto quello che hai fatto nella tua vita? Ma guarda, cioè, io non provo rimorso verso nessuno, prima di tutto perché ho preso tante di quelle botte in vita mia, compreso da Ergas, oddio, non volevo fare il nome perché è il padre della mia prima figlia. Ma lo sanno tutti, Sandra, eh? Vabbè, insomma, una volta che io stavo girando un film al Pincio, stavo nella roulotte, quando finivo di girare entra la roulotte, lui è entrato in roulotte. Con De Lollis. No, era un altro. Ferga, è entrato il roulotte. Credeva che ero l'amante di Enrico Maria Salerno. Invece non è vero, non sono mai stata. No, Enrico l'adoravo, ma non come amante. Avete fatto dei film bellissimi con Enrico. Sì, sì, ma era un uomo meraviglioso anche Enrico, meraviglioso. E lui pensava, non so perché, un momento di follia, mi ha buttato per terra, mi ha preso a calci nella testa. E mi ricordo che io pregavo, Dio mio, fammi morire subito, non resisto più. Poi se n'è andato, perché la produzione ha sentito tutti questi rumori, sono venuti così, mi hanno preso, io ero per terra ovviamente sanguinante, c'aveva la mascella rotta, il naso rotto, le orecchie completamente sfasciate. E allora mi hanno portato, Enrico, giravo il film con Salerno, mi ha fatto portare alla clinica Marco Polo, e poi di nascosto mi hanno portato a fare le analisi al cranio perché pensavano che era rotto. Fortuna, testa durissima, non si era rotta, però ho perso completamente l'uso delle orecchie, completamente, uno è distrutto per sempre perché è proprio sfracellato, l'altro hanno ricostruito con platino, ossicini, varie parti, no? E ci sento però con un orecchio solo, ecco perché ogni tanto ti dico, come hai detto. Ma scusami, vabbè, però non ma è l'hai che va... denunciato? L'hai denunciato? Vabbè. Come vabbè? È andata così. Bisogna denunciare. No. Sì. No, no. Sì. Mi vergognavo. Bisogna denunciare.
Allora, e poi, ancora... sai, a me gli uomini violenti mi fanno una pena. Sì. Bisogna perché denunciare, sono dei deboli, Sandra. Dei fragili. Se qualcuno picchiasse tua figlia, ti fa pena? No, vanno denunciati. È chiaro che come? Io la potrei anche ammazzare. Però alla fine mi fa pena perché è una forma di grandissima debolezza, di grande fragilità. Non sa come reagire, reagisce nel modo migliore con la violenza. Devono andare in galera. Ma noi siamo molto più forti. Devono andare in galera. Io non provo pena. Non provo pena. Noi ma quante donne sono nessuno. State uccise? Guarda, tutti e i giorni. Non cambia. Sono migliaia e migliaia di anni che l'uomo è così e sarà così sempre. Ricordati che il primo assassino della storia è stato Caino. Caino, che scendeva direttamente da Adamo, la creatura fatta da Dio. Quindi Caino aveva il germe del male. Perché ha ucciso suo fratello? Perché? Che motivi aveva? Perché aveva il male dentro, un istinto del quale lui non era padrone, capito? Era questo istinto che possedeva lui e l'ha portato a uccidere il fratello. Sì, però la comprensione anche no, sai, comprensione, io capisco che tu dici no, io allora non avevo il coraggio, allora tanti anni fa non si usava, se noi pensiamo che fino a pochi anni fa c'era il delitto d'onore, ma ti sembra normale? Per cui noi dobbiamo andare avanti, ci dobbiamo ribellare e io me ne occupo da anni anche in questo programma, ho avuto tante mamme, tante donne, tante mamme alle quali sono state ammazzate le figlie. Vabbè. E io credo che bisogna denunciare al primo schiaffo. Sì, hai ragione, ma credimi, non si ottiene Sandra. Niente. Ti sei mai chiesta perché Dio non punì Caino? Quando ho detto una punizione terribile. Noi non siamo Dio, noi dobbiamo fare qualcosa perché questo non avvenga. Io oggi, proprio sul Corriere della Sera, ho letto un'intervista di una donna, di una donna sarda che voglio invitare. Oggi sarebbe stato il compleanno di suo figlio, 18 anni. Lei stava con un compagno, ha lasciato il compagno, questo compagno di notte come un ladro, ha aperto una finestra, ha dato 18 coltellate a questa donna. Il ragazzo, il figlio di 18 anni, sente la mamma che urla, arriva per aiutare la mamma e lui viene ucciso. Quando questa donna si risveglia, perché è chiaro, 18 coltellate, non si rende conto di niente, 40 giorni in coma, si sveglia e dice dov'è? Non dico il nome per rispetto e per privacy, e il figlio più grande dice mamma purtroppo non c'è più, cioè questo ha ammazzato il figlio. Vedi Sandra, non possiamo accettare più ai nostri giorni che avvenga tutto questo, dobbiamo essere protette, dobbiamo denunciare, credimi, questo dobbiamo fare. Ok. Serve a qualcosa la denuncia? Ha scoraggiato qualcuno? A volte allora no. Bisogna prendere forse l'uomo e educarlo, insegnargli, perché questo non lo fa nessuno, capito? Bisognerebbe, questo sono d'accordo. Bisognerebbe. In realtà, in fondo, siamo un po' tutti abbandonati a noi stessi, no? Ai nostri istinti, alle nostre cose. Qualcuno che ci aiuti a superare il male, perché è dentro di noi e non possiamo toglierlo, toglierlo, perché ci dobbiamo fare illusioni? Intanto però bisogna che comincino fin da bambini a avere rispetto per la madre, per i genitori, perché è in famiglia che comincia tutto questo, certo. È l'educazione che una madre e un genitore deve dare, l'educazione e il rispetto per la figura della donna soprattutto. Ma però di essere umano. Siamo andati in una strada che mi porta sempre a... è un discorso che a me fa molto male. Lo so, lo sento e lo vedo. Ma oggi che è Pasqua di Resurrezione. Oggi è Pasqua, vediamo no, i tuoi bambini. Ma la Resurrezione è proprio una cosa meravigliosa, il risorgere. Sì, ma no? Quelli che ammazzano le donne però devono finire in galera, non possiamo perdonare tutti. D'accordo, li mettono in galera. Va benissimo che siano puniti, per carità, è più che giusto la punizione.
però questo non cambia il problema, rimane. Allora bisogna risolvere il problema a monte, capito? Perché sennò succederà sempre, sempre di più. Perché l'essere umano è fragile, soprattutto l'uomo, perché noi siamo molto più forti. Infatti è a noi che è affidata la maternità, alle donne Dio l'ha affidata a noi, perché siamo forti. L'uomo è molto più fragile di noi, capito? Tu hai perdonato? Perdonare è una parola grossa, però non porto rancore, perché ho cercato di capire le ragioni. Se una persona normale, come tanti, no? Improvvisamente perde la testa, diventa una bestia, non so, e non riesce a controllarsi, Dio mio, è come uno che non intende, che non capisce, che non ha la ragione, capito? Perde il controllo di sé. E quindi è inconsapevole, non lo sa il male che fa. Dopo lo scopre, no? Ma intanto, ecco perché io dico che l'uomo va curato, prima. Assolutamente. Perché se no, a punirlo, non condivido, cambia niente. Questo lo condivido. Abbiamo parlato dei tuoi figli, ti faccio vedere un bellissimo filmato che riguarda loro. Il ruolo che mi è piaciuto di più nella vita, che mi piace di più, è quello di madre, veramente. Sarà difficile. I miei genitori parlano spesso di sacrifici, no? Sì. Io non mi sono mai accorta di fare dei sacrifici per loro. Era talmente bello quello che ricevevo da loro, no? La forza. Innanzitutto non mi sono mai più persa quando ho avuto loro. La vecchiaia che non puoi più avere figli. Quanti ne avresti voluti? 20. Mi piacciono così tanto e poi danno un senso alla vita, perché altrimenti poi ti chiedi, ma definitiva, perché tutte queste corse? Per arrivare dove? E invece sai, quando hai figli, hai l'amore, la cura per loro, la protezione. Quello li vedi crescere, diventare grandi, vedi la loro forza che cresce, li conosci. No? Oddio, che cosa meravigliosa. Ecco, questo è il senso della vita per me. Su questo sono d'accordissimo con te. Allora, io faccio entrare Deborah e Ciro. Sono qua. Noi abbiamo fatto 3 anni meravigliosi a Vita in Diretta. Lei è una delle giornaliste più brave. Ciao amore. Io no, vabbè, però una cosa che alla signora Nino mi lascia molto è il casatiello fatto dal papà di Giovanni e viene da Portici. Ti ricordi che un anno fa te lo sei mangiato tutto intero da sola? Sì. È lo stesso casatiello. Da Portici. Lo metto qua e mettiamo qua, poi te lo porti via, eh? Buona Pasqua, Deborah. Allora, hai sentito un po', avete sentito un po', sì, che cosa ha detto dei figli? Sì. Però tu l'hai resa anche nonna. Sì, mio figlio praticamente ha 8 anni, si chiama Flavio, è la felicità del... E che nonna sei? Beh, per me è l'allegria lui, no? È la gioia, è la riscoperta del mondo, perché attraverso i suoi occhi riscopro, non so, una pianta, una piccola cosa meravigliosa che non vedo più perché l'ho vista sempre. E lui invece: nonna, vedi questo, donna, senti questo, nonna, lo sai questo. Oddio, è meravigliosa, riscopro il mondo di nuovo. Deborah, e tu?
E io non mi sono riprodotta, ma come sai, da 30 anni vado in giro per vita in diretta e non ho avuto tempo, Mara, ma non è mai troppo tardi, chissà. Lo devi trovare il tempo. Sono un po' vecchiarella, eh. Ma no, dai, no. Va bene, allora fai tu un appello a Alberto Matano, nostro adorato. E ti deve far lascia auguri, un paio Alberto. Di mesi libera, che Alberto, così. Riccardo, auguri. Auguri, cosa devo dire ad Alberto che ti deve far lavorare di meno? Non so, magari qualche serata libera, che così, insomma, mi organizzo. Ecco. Ma voi avete fatto anche le inviate insieme? Sì. Una vita di diretta fatto... estate, no? Dai, vediamo, mi mandate quel filmato lì? Siamo a Bolsena, in mezzo al lago, meraviglioso. Ma voi vi chiederete, ma Deborah dov'è? Beata lei! Deborah! È freschissima quest'acqua, si sta benissimo! Gli occhi di gatto oggi sono da questo meraviglioso paese di mare, possiamo tanto dire, anche noi lo vediamo dal belvedere. Siamo a Ischia Ponte, siamo di nuovo qui. Mamma, che fai? Tutti vanno lontani da me. È troppo divertente la mia Deborah. Io adesso mangio dopo, perché come al solito mi tocca tenere il microfono e lei mangia. Siamo in Toscana, in provincia di Grosseto, a Talamone. Quella che vedete in bicicletta è Deborah, vagabonda. Gennaro mi ha promesso di insegnarmi a fare la cuoca. Beh, allora, questo pesce lo vorrei vendere ai turisti. Venite qua che c'è il pesce fresco, pesce fritto. Ma vi siete divertite come le matte. È vero o no? Ci siamo divertite un sacco, vero? È stato anche bello faticoso, però. Perché? Perché la mattina uscivamo dall'albergo prestissimo, facevamo 200-300 chilometri su un mezzo Rai, sai quei furgoncini bianchi con la scritta Rai? Eravamo io, lei e il nostro regista filmmaker. Arrivavamo, io chiudevo lei nella macchina con l'aria condizionata, perché sennò le saltavano addosso tutti quanti, eccetera. E con il regista andavamo a preparare il set e poi la veniva a prendere. Ma sai che una volta ho fatto un macello? Perché lei l'ho chiusa in macchina. Lei è. E l'ho chiusa in macchina e ho detto ai vigili, mi raccomando non la fate uscire perché sennò le saltano addosso. E lei, poverina, doveva andare in bagno, ha chiamato la polizia per farsi liberare, perché era chiusa dentro e non poteva uscire dalla macchina. Pensavo che ti avessero sequestrata, praticamente. Ma non ti stancavi a fare tutti quei chilometri? Non ti stancavi? No, non mi stanco, perché... È vero che ho meno energia fisica, è normale, no? Però ho una forte energia spirituale e quella è importantissima, perché io dico, Sandra, vai e cammina, e non è vero che sei stanca. E io vado e cammino e non sono stanca. A cosa ti stanca nella vita in generale? Cosa ti stanca? Un po' le bugie. Ah beh, perché a chi lo dici? Trovo che, per esempio, io non mento, no? A volte dico la verità, anche se non viene contro di me, voglio dire che non mi... perché penso che sia giusto così, che sia molto più libero e molto più facile. Ma tu le sgami le bugie quando te le raccontano? Mi dispiace, perché sono forme di debolezza. Ma tu perdoni tutto e tutti. Sì. Io sono portata a giustificare, a cercare le ragioni. Se tu menti è perché non hai il coraggio di dire la verità. E allora sei fragile, sei debole, capito? Invece bisogna dirla, perché la verità è comunque giusta. Allora, se tu scopri una bugia, tu pensi, poverino, è fragile, è debole... No, mi dà fastidio, eh! Ma glielo dici o no? Però poi dentro di me dico, non lo puoi condannare. Ma glielo dici? Puoi...
Sì, certo, ah, ecco. Però con gentilezza, non come una con cosa. Con gentilezza? No, sì, no, no, con un, non è una cosa. Cioè, cosa dici? Scusa? Mi dispiace, ma... Beh, che gli debba chiedere sgamato. Scusa un po' troppo. Non è così. Però gli dico, non va bene, sai... Non devi mentirmi, perché tanto io ti capisco. Fai fare una brutta figura. È da dilla, perché ne hai Ciro, paura? Ciro racconta bugie? Mai. Mai. Anche lui, no, anche lui, somiglia a sua madre, mai. Quali sono le qualità di questo ragazzo che abbiamo visto crescere? Ma Ciro aveva le qualità dell'eroe. Ma ti racconto perché, non è tempo di eroi e quindi è fuori tempo. Però lui, una volta, noi abitavamo vicino al raccordo anulare, no? Allora d'estate c'erano dei grandi incendi e arrivò fino al giardino nostro. In fondo al giardino c'era un recinto dove c'erano tutte gallinelle, così, no? Per loro. Allora una sorta di pollaio. Allora, Azzurra, che aveva visto bruciare le sue gallinelle, era corsa dentro questo recinto, però il terrore l'aveva paralizzata, urlava, piangeva, ma ferma. Lui vede la sorella, ma aveva 8 anni, prende la pompa dell'acqua, si bagna tutto e si infila fra le fiamme, prende la sorella e la porta fuori. La ricorda sempre questa cosa? Sì, io sì, è lei che lo ricorda continuamente. Invece noi ti ricordiamo, Ciro, perché tutti noi ti ricordiamo per questo. Ahimè. Come faccio a non mandarlo? Molto centrata, ben centrata. Pronto? Pronto, Sandra. Sì? Ma che fai? Ma non sai che tuo figlio Ciro è stato ricoverato gravissimo a 6 anni? È gravissimo, per un incidente, ma che ci fai? Oddio, chi parla? Oddio, chi è? È grave, grave. Chi? Ciro, dove? Oddio, no! Oddio, no! Oddio! No, ma hai visto la faccia dei tre? C'era come... Alessandro Gas, sì, ma adesso la fidanzata. Come sono rimasti impietriti. Ebbene, una diretta, no? È come se adesso uno scappa e va via, no? Tu vai via, no? E noi come rimaniamo qua? Ma tutti per molto tempo hanno pensato che forse un fake, oggi si dice fake, cioè che in qualche maniera ci fosse stato un accordo, che tu lo sapessi. No, invece poi... si è risaliti che non è così. No. Era una signora che non aveva niente da fare. No, fu anche trovata la persona che l'aveva. Sì, lavorava fatto. In un negozio a Via del Corso. Lavorava, sì, a Via del Corso a Alemagna. Allora c'erano 26 donne. Una di quelle 26 aveva fatto la telefonata. Però naturalmente negarono tutte. Avremmo dovuto fare, come si dice, l'esame, la voce. Provare. Ma tanto tu l'avresti perdonata. Ma... perdonata. Io no, però, io non l'avrei perdonata. No. Mi racconti cosa è successo dopo? Perché questo tutti noi l'abbiamo visto. Cosa è successo dopo, sto povero ragazzo? Povero ragazzo, io ero a casa disperata perché telefonavamo negli ospedali dappertutto, non si trovava. E sai che, Mara, che all'epoca non c'erano i telefonini, certo. E quindi avevo 18-19 anni. E quindi siccome io sono un grande appassionato di moto, ero sulla moto dalla mattina alla sera, poteva essere una cosa verosimile. E niente, quando io sono tornato a casa ho trovato tutti i giornalisti, mamma. E niente, sembrava un miracolato. E che ti hanno detto quando sei arrivato? Quando sono arrivato, io l'ho saputo lì per lì, perché praticamente io... andavo spesso in una zona, a Roma si chiama Monteverde, no? Sì. Allora, mentre poi camminavo con questa moto, sì, vedevo le persone che mi guardavano, che mi conosceva, che mi guardavano come dire che sa fare qua, se si sta in ospedale, no? E invece poi arrivando a casa ho saputo tutto quanto. E quando mamma ti ha visto? Quando mamma mi ha visto, ci siamo abbracciati, poi mi ha spiegato, perché ho detto, oddio, che è successo, chi è morto? Mi ricordo che c'era allora presidente della Repubblica Cossiga, te lo ricordi? Sì, così, che era un gran gentiluomo, no? Allora aveva ricevuto degli attori così, e mi ricordo mi venne incontro e mi disse:
Oh signora, le chiedo scusa a nome di tutti gli italiani per quello scherzo terribile che gli hanno fatto. Terribile. Che persona carina, meravigliosa, aveva capito lo strazio, no? Vabbè, sono cose che capitano nella vita, però è finito bene. Io ti amo. Io ti faccio una dichiarazione, anch'io. Lo sai che tu stai facendo una pubblicità che mi piace tanto. Allora io ti avevo chiamato per dirti: nessuno meglio di te può parlare della luce, perché tu sei la luce. Veramente. Grazie, sono dovunque. Bene. Sono dovunque. Ci pensiamo perché, però mi stai nel cuore. Però è molto bella, sì. Anche tu sei nel mio cuore da sempre, Sandra. Noi abbiamo avuto tanti amici in comune, uno che era uno dei nostri. Ti ricordi Gianni? Esatto. E Gianni, lo so che lo ami ancora tantissimo. Sì, mi manca infinitamente, manca, sempre di più. Sempre lui, lui era, aveva un'adorazione, sì, per te. Proprio sono quando sentita diceva molto Mara, sembrava che diceva addio. No? Sì. Io stamattina ho fatto gli auguri ad Alberto e i miei messaggi ad Alberto sono: buona Pasqua Alberto, a te e a Gianni, ovunque lui sia. Dovunque. Non posso farne a meno. Però c'è un nostro amico, carissimo. L'amico, ecco, quello che per me era Gianni, è questo amico che adesso tra poco faccio entrare. Lui è Franco Brel e lui è davvero parte del tuo cuore, io lo so. Lui ti ama. Franco Brel, il migliore amico della nostra Sandra. Grazie. Franco, grazie. Mio. Quanto tempo. Tanti auguri. Da quanti anni siete amici? 80, guarda, da, quanti, da 50 anni che siete amici? Sì. Allora, Ciro, ti dispiace, sì, metterti lì al come posto? No. Lì, e così. Vai. Lui sta vicino a mamma. Vai. Perché lui mi ha detto, mi ha fatto sapere che deve stringere la mano di mamma. Anche perché oggi è il tuo compleanno. Sì, sì. Ma auguri! 85! 85! 85! È sempre uguale. Vabbè. Com'è nata la vostra amicizia? Allora, nata... Franco per tanti anni si è occupato di fotografie, sì, insieme, sì, ad Angelo Genovese, un'agenzia, abbiamo lavorato. Io per tanti anni, sì, sono stata molto, so, vicina a loro, poi ci siamo un po' persi, ma insomma davvero persone meravigliose, degli amici davvero. Quando vi siete incontrati voi due? A me piaceva sempre lei, mio, la vedevo, e girava un film sulla Piantica che era Ado e le compagne. E allora io andavo tutti i giorni, andavo lì per cercare di conoscerla, di vederla. Ma lei un pochettino mi snobbava. Poi un giorno siamo con Angelo, siamo andati. Io ho chiesto al direttore Sandro Maier, che tu conoscevi, sì, certo, se potevo fare un servizio sul set di questo film. E quello mi ha detto, bene, vai, se te lo fanno fare, perché c'era un set chiuso. E sono andato e da quella sera non ci siamo più lasciati. 50 anni di amicizia. Noi ci telefoniamo ogni giorno, tutte le mattine, o lei, ci telefoniamo, ridiamo, scherziamo e siamo tutte, bene insieme. Tutte le mattine, perché adesso non è che ci vediamo così spesso. Lui ti è stato vicino nei momenti belli e nei momenti brutti. Ne avete combinate de ogni tutti insieme, perché, sì, io lo so. Ad esempio, io vorrei far vedere intanto un filmato che riguarda la vostra amicizia. Perché l'amicizia è come l'amore, Sandra, sei d'accordo? Sì, è una forma d'amore. A volte d'amore, pure, certo, meglio. A volte perché con l'amore meglio ci incasiniamo. Non c'è le complicazioni del sesso, è vero. Con l'amicizia è diverso, no? È vero, hai ragione. Vediamo questo per voi, vediamolo insieme. La prima volta che l'ho vista è stato sul set di Ado e le compagne e sapevo che c'era lei.
era stupenda, bellissima come poche. E sono andato e l'ho vista, stavo lì dalla mattina alla sera tutti i giorni per guardare lei. Come lei non si può non amare e né adorare, perché è una donna magica, stupenda, intelligente, divertente, un po' matta, come sono un po' matto io. Non è possessivo, vedi, io l'ho seguita, non la lascio mai, però lo dice così, ma non te lo fa pesare. Mi dà una sicurezza, no, di me, voglio dire, mi sento bella, importante. Lui ha vissuto buona parte della mia vita, i miei amori, i miei dolori, le disgrazie, le fortune, le avventure, così. E mi è sempre stato al fianco. Passa il tempo, gli anni, il quotidiano, così. Nei casi migliori, un'unione diventa straordinaria, perché nasce l'amicizia, la confidenza, la complicità e si arriva all'armonia. Che bello! Sandra, ma è vero che a un certo punto avete anche pensato di sposarvi? Sì, sì, è vero, è vero. Ma come l'hai presa sta cosa? Abbiamo cominciato così, abbiamo detto, quando saremo vecchi andiamo nello stesso istituto insieme. È vero, eh? È vero. Poi io, siccome non mi sento vecchia, non ci voglio andare nell'istituto, allora lui mi aspetta. È poco. E poi abbiamo detto, ma perché non ci sposiamo, non viviamo insieme? In definitiva, abbiamo dei gusti in comune. Tipo? Gli uomini. Però, sì, ma non quel importa. Matrimonio cubano, non Franco. Non importa. Io perché mi dissocio. Beh, perfetto. Amore, perché? Che c'è di male? Niente, niente. Tanto lo sanno tutti, Franco. No. E comunque ora lo sanno. Comunque adesso sta a posto. Adesso cosa? Tutto a posto. È tutto a posto. È stato ma è da sempre stato tutto a posto, Franco. Bene, sì. Allora, ma c'è stato quel matrimonio con quel cubano bellissimo. Ah, sì. Ma ci abbiamo una foto, qualcosa da far vedere? No? No. Beh, a un certo punto voi dov'è andate no? a Cuba. Dov'è? Ecco, ma qua, Sandra. Sandra! Qua. È bello, eh? Sandra! Sai che? Sandra! No, stavo a guardare perché pensavo che quel non te lo ricordi più? Guardalo di qua. E come non me lo ricordo? Certo, era bellissimo. A Cuba? A Cuba. Allora, andiamo, facciamo un viaggio. Ripartiamo. Una vacanza, facciamo vacanza io, lui e Angelo per Cuba. Andiamo, un'isola meravigliosa, no? Ubriachi di sole. Io non bevo, però ero come fossi ubriaca pure io, no? Mi so astenia. Bellissimo così. Un giorno siamo su un pulmino, stiamo andando al mare, sale, ci ferma, sale sto gran figo, no? Ma meraviglioso, bellissimo. Un dio. Io e lei ci guardiamo. Ma dove stava? Guidava il pulmino? Lui ci guardiamo. No, era un sub lui, era un militare. Ma lui entra in questo pulmino? Sì, sì, che era fermato, un pulmino che portava al mare. Al mare, solo al mare, sì. E c'era una fermata e lui entra, no? Perché dal basso vediamo salire su questo ragazzo con capelli biondi, abbronzatissimo, vestito così da militare. Si prende un colpo a tutte e due perché... A tutti e due. Era lui. Dai Franco, adesso non fa. Vabbè, ma dobbiamo fare il santino tuo. Ma non potevo. Allora, vedete questa meraviglia di ragazzo e... Questo è l'abito da cerimonia, da sposa. Ah, per trovarlo, però abbiamo girato tutto l'Havana per trovare questa ma conciatura. Voglio capire come siete arrivati al matrimonio.
Ma matrimonio, adesso te lo spiega lei. Ci siamo sposati, cioè? Davvero. C'è una cosa che a Cuba è facilissimo, sposarsi e divorziare. Vai in un ufficio, dice guardi, io non sto più con quello, mi voglio divorziare. Va bene, firma qui e vai. È meraviglioso, non c'è la burocrazia che c'è da noi. Ma scusa, te lo sei sposato dopo quanti giorni? Pochi giorni. Una settimana? Sì, pochi giorni, perché mi piaceva molto. Ma, e poi? E poi abbiamo vissuto... Come dire, come si chiama? La luna di miele? Hanno fatto si la luna così? Di miele in un altro... Hanno girato. Abbiamo viaggiato bellissimo. Ah, ecco. Ecco quale foto. E poi? Poi? E poi? Dovevamo tornare a casa, no? A Cuba o in Italia? No, lui, allora ci siamo lasciati con la promessa di rivederci presto, di ritornare di Valmadà, e noi partivamo per l'Italia. Arrivati in Italia, era successo il finimondo, il matrimonio, il colonnello cubano, lui che aveva combattuto in Angola, c'era ancora Fidel Castro. Una cosa molto romantica, un po' come il mio vestito oggi. Da sposa, un po' da sposa. Insomma, era stato qualcosa, un sogno. Credo che una cosa così la augurerei a qualunque donna, anche breve, però... Un sogno, un'avventura meravigliosa. E siamo tornati a Roma. Hanno cominciato i giornali a farsi la guerra, nel senso quello da Valeria. Avevamo fatto un servizio là con un coccodrillo finto, questo è vero. Ci hanno messo un coccodrillo finto e io sulla barchetta e lui che mi salvava, tanto per ma ridere, c'è, servizio fotografico, ci sono. Sì, c'era, no? Un giornale non mandò giù i suoi inviati a fotografare il coccodrillo finto, a dire che era finto. un momento di follia collettiva. Ma lui, dimmi di lui. Beh, lui poi abbiamo passato i guai, perché poi sembrava una cosa quasi a prendere in giro Cuba, no? Sai, a noi infatti ci era venuto anche un po' paura a tornare a Cuba, ma ci arrestassero, pensassero che abbiamo fatto tutto questo per mettere in ridicolo la Repubblica. Ma io gli avevo messo no? Medaglie. No, insomma, è andata malissimo. Ma non l'hai più visto? No, non sono neanche divorziata da lui. Guarda che ancora, allora è valido, No, No. Non so se dopo un'ora non l'hai più visto. Non l'ho più visto. Ma hai sofferto d'amore per lui? No, era un sogno, hai capito? Era un sogno che era finito, come i sogni quando all'alba che finiscono, no? L'avevo vissuto molto bene, molto bene. Io devo dire la verità, non mi sono privata di niente, sai? Hai fatto bene. Posso dire, hai fatto molto bene. Oggi è il compleanno di Franco, il tuo è stato da pochi giorni. Andiamo di là, ragazzi, andiamo da Frau e da Ernest, perché ci sono anche due torte per voi. Venite, seguitemi. Sandra, attenzione qua, venite qua, venite. Vieni Franco. Una per Franco. Una per Franco. 92 e una 90 per Sandra. Grazie. Noi di Domenica Inti vogliamo festeggiare così. Auguri, amore mio. Tanti auguri. Spegni le candeline. Bellissimo uovo, è Sandra, è lei. Che meraviglia, è un omaggio di Ernst, facciamolo, guarda, questo è per alla te signora. Facciamolo vedere, ecco qua, che guarda che bello. Grazie per grazie a te Sandra, grazie Ciro, grazie Deborah, grazie a tutti, io vado dall'altra parte perché sono pronti Enrico Brignano e Flora Canto. Auguri.